Siamo qui con Sias, autrice tra l'altro di tre gol per il Torrenova. Le volevo chiedere quali sono gli aspetti positivi di questa serata oltre alla vittoria? Ma diciamo che così rimaneggiate, comunque abbiamo retto bene il campo, abbiamo fatto un po' di sbavature, qualche errore difensivo, qualche diagonale che non andava, però poi un po' di grinta, un po' di cuore, un po' di stanchezza. Però l'importante è la compattezza, ecco sì, questo sì, tanto compatte oggi. L'obiettivo stagionale è quello della salvezza? Comoda, molto comoda questa salvezza deve essere. Però sì, ormai a questo punto della stagione, considerando com'è la classifica attualmente, era una vittoria fondamentale perché uno scontro diretto, più lo vinci, più stai su e più stai tranquillo dopo. Siamo qui con l'allenatrice del Torrenova e le volevo chiedere, crede che sia stata una vittoria fondamentale? Sì, in questa fase della stagione sì, perché comunque veniamo in questo campo difficile, anche rimaneggiate parecchio e ho visto una grande prova delle ragazze e sono contenta. Anche lei condivide il fatto che l'obiettivo stagionale sia quello della salvezza? Quest'anno sì, per noi sì. Siamo qui con Mantese della Coccinella. Quali sono le sue sensazioni al termine della gara? Purtroppo siamo stati sterminati dall'influenza, quindi abbiamo mezza squadra che praticamente questa settimana non ci siamo allenate. Però ce la si poteva fare, però purtroppo chi si è fatta male, chi stava male. L'avversario tecnicamente erano bravi, alcuni con esperienza, quindi è stata non facile. Più la sfortuna perché due autoreti, però è andata così. Non ricrimino nulla alla squadra. Ci rifaremo nella prossima partita. Va bene, la ringrazio.